Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, Gruppo TV7, Interna Questo Calcio. Programma... Bene, abbiamo partito proprio anche il programma da chi ho offerto. Allora, il calcio riparte, questo titolo abbiamo gli ospiti di studio che riconoscete, abbiamo collegato Andrea D'Amico, procuratore, poi abbiamo Sansogliano, direttore sportivo del Calcio Padova, Emanuele Berettoni, direttore sportivo del Pordenone e il mio amico Nicola Binder, giornalista della Gazzetta dello Sport. Allora, ritorniamo perché deve lasciarci Berettoni, voi quindi siete pronti? Vado dalla parte tecnica, se il Pordenone riparte, cosa si aspetta da questo campionato? Come risultato sportivo? Visto che la salvezza ormai è acquisita, cercheremo di entrare nei play-off. Ma pensavate il nostro obiettivo adesso è quello lì. Ma pensavate all'inizio di fare questo tipo di campionato non giocando in casa, giocando sempre in campo esterno perché voi giocate a Udine? Beh, speravamo sicuramente di far bene. Il nostro primo anno in Serie B, sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà, ma... Penso che i ragazzi hanno dimostrato alla grande di poter stare in questa categoria e quindi soprattutto per loro e poi per noi come società naturalmente sarebbe bello e giusto portare a termine questo fantastico campionato che è stato giocato fino a prima di questo disastro. Va bene, in bocca al lupo davvero allora Emanuele Berettoni, grazie ancora Crepi, di questo grazie, momento, grazie. Un saluto a tutti. E Sogliano, voi cosa vi aspettate? Ciao! Sono Sogliano, noi siamo partiti con molte aspettative, visto anche il budget investito, invece il Padova poi si è trovato a molti punti dal Vicenza. Anche se so che io non sono uno, sono molto socio, so che hai dato dei numeri che non sono corretti, comunque si vede che i tuoi informatori non sono di prima fascia. Hai degli informatori che devi secondo me cambiarli. Ma con chi, scusa? Aia. Su cosa? Ho saputo che hai dato qualche informazione sul budget usato dal Padova, no, però no, secondo no. me hai degli informatori che non sono in grande forma. No, informatori, ho detto che il budget... No, non ho detto questo, non ho mica parlato stasera di budget io, eh. Non stasera, so che non so quando, ultimamente hai dato dei numeri che secondo me non sono... Sono contento. Probabilmente i tuoi informatori non sono tanto in forma, capisco che dai, non c'entro io, che non vieni fuori poi a dire che sono devi, io che gli do informazioni. Non devi fare, anche te devi fare, cioè devi difenderti. Allora, non so se gli informatori però vedo che sei informato. No, i numeri detto, ci interessano no, finale, vabbè, però se vogliamo. Magari un giorno me li fa vedere, io credo che il budget del Padova sia sui 6 milioni di euro, dopodiché se dici contrario, dico stasera pubblicamente, se mi dici che ho detto un numero sbagliato, per carità, io mi prendo le responsabilità, chiedo venia. Non la perdita, non ho detto quando mi inviterà in trasmissione ne parliamo bene certo, del Padova. Non ho detto la perdita Sogliano, ho detto il budget, non la perdita, però posso anche sbagliare, mica chiedo venia e chiedo scusa se sbaglio, io sono uno che chiede scusa se ho sbagliato a dare questa cifra, però la cifra era ogni modo una cifra importante per la Serie C. Sei soddisfatto tra investimento e risultato finale di questa squadra, nonostante che il Padova ha 17 punti da Vicenza, questo non lo puoi smentire perché lo è. Diciamo che sicuramente se ti dovessi dire che sono soddisfatto, non sono soddisfatto perché penso che il Padova, soprattutto per come ha iniziato questo campionato, è stato prima in classifica per diverse giornate, quindi è normale che quando uno sta in testa alla classifica per diverse giornate vuol dire che è una squadra competitiva. Poi che ci sia un rammarico perché probabilmente Vicenza è stato molto bravo, le altre squadre... Ci sono 3-4 squadre molto forti nel nostro girone, questo senza nulla togliere ai meriti loro, sicuramente è un po' di rammarico da parte nostra, cioè, però c'è anche la consapevolezza che quest'anno era un anno molto difficile perché è stato un anno di cambiamento totale sotto tutti i punti di vista, dopo una retrocessione dolorosa, perché la retrocessione che sono tutte dolorose, ma dalla B alla C forse è quella... più dolorosa per tante motivazioni, quindi da parte nostra un po' di rammarico c'è, però c'è anche la consapevolezza che è difficile dare un giudizio totale a un campionato che a 12 giornate alla fine per noi, dopo a un cambio di allenatore che è arrivato e su 5 partite ha fatto 4 risultati utili importanti con 2 vittorie e 2 pareggi, poteva succedere di tutto, né bene né male, però noi siamo consapevoli che a 12 giornate dalla fine è difficile dare una valutazione definitiva a un campionato di una squadra che è stato spesso prima, poi ha perso per colpa nostra dei punti, ma aveva tutta la voglia e la volontà di recuperarli.
Certo, no, ti hanno informato però, Soliano, mamma mia, basta che dico una cosa, sei informatissimo, basta che dico una cosa, ovviamente non era inerente semplicemente... Per quello che si è fatto crescere. No, ma voglio dire, basta che dico una cosa, perché io sono preso, perché poi uno dice subito ripreso, allora dopo, prima di concludere il collegamento, ti devo dire una cosa che dovrei dire al proprietario di maggioranza del Calcio Padova, però te la dico prima di concludere, perché qualche sassolino me lo devo togliere anch'io come te lo sei tolto tu. Detto tutto questo, io in modo comunque mi auguro che il Padova nei playoff li giochi e li vinca, non è che mi dispiace quando faccio una precisazione Soliano sul risultato finale al Padova, perché al di là che tutti gli informatori, l'unica cosa che volevo dire, tutti i corvetti che vengono a raccontarti quello che dico, lo dicono in maniera un po' anche disfattista nei miei confronti, che a me non me ne puoi portare nulla perché la coscienza posto. Giorgio, sta tranquillo. L'ultima cosa che volevo puntualizzare, la linea che ha assunto il Padova per la disputa di finale di campionato è una linea perché vuole giocare a calcio, nel senso che noi siamo consapevoli che un possibile playoff non è che noi siamo i favoriti, ci sono squadre molto forti, come Bari, come Ternana. Quindi non è che noi portiamo avanti questa cosa perché avremo dei vantaggi. Noi vogliamo giocarci una piccola possibilità, perché però ce li disputeremo una possibilità per tutti, anche con squadre più forti di noi, però è giusto che per decidere un finale di campionato, tutte le squadre che hanno onorato i propri impegni nei confronti dei calciatori, possono avere una chance. Certo, giustamente. Giorgio, sì. Posso fare la domanda a Sean? Sì. Aspetta Nicola, che saluto Fabio Lupo, direttore sportivo del Venezia. Grazie collegato, grazie che direttore sportivo del Venezia che è intervenuto in questa trasmissione, ovviamente grazie a tutti. Prego Nicola. No, siccome sulle modalità di svolgimento di questi playoff è ancora tutto da decidere, perché adesso che Gravina ha la possibilità di modificare i format in corsa, può decidere qualsiasi formula. Non è detto che siano le 28 squadre previste dal vecchio regolamento. Addirittura potrebbero essere molte di meno, come potrebbero esserci coinvolte anche le prime tre in classifica. Proprio non è detto che siano promosse direttamente senza giocare loro. Se in questo caso pensi che avere nei playoff anche il Monza, il Vicenza e la Regina possa essere un vantaggio o uno svantaggio, però con quattro promozioni da giocarti invece che una? Guarda, è dimostrato che sempre ci sono dei favoriti, no? Come sai bene, Nicola, ci sono squadre molto forti nei tre gironi. È normale che i playoff è un campionato a parte. Lo dimostrano storicamente anche negli ultimi anni, che a volte hanno vinto le squadre piazzate meglio, a volte hanno vinto le squadre che sono arrivate un po' tardate in campionato. A maggior ragione adesso che si gioca. A maggior ragione adesso è tutto da giocare. Io penso solo questo, che sia in questo momento qua, noi aspettiamo un format o di finale di campionato o di playoff che il Consiglio federale cercherà di dare nel miglior modo possibile. Io penso questo, è giusto che tutte le squadre che hanno onorato i propri impegni, facendo degli investimenti fino a oggi e fino alla fine del campionato, abbiano la possibilità di giocarsi finale di campionato. Tutto qua. Quindi devono trovare il format che dà garanzia di tutelare le squadre serie, le società serie che hanno onorato i propri impegni. Perché sennò dopo allora anche essere seri non conta più niente. Perché 20 giorni fa, mi sembra sia stata l'assemblea circa. Sì, dal 7 di maggio. Due settimane fa, 52 club erano d'accordo per sospendere il campionato. Adesso mi sembra che tutti quanti siano d'accordo per riprenderlo. Cioè, anche questo non lo capisco. Non è mica vero? In che senso? Non è vero che sono tutti d'accordo nel riprenderlo, prendono atto che la federazione vuole riprendere in grado. Le società che hanno più possibilità economica vogliono riprenderlo, dai. Tu fai le dichiarazioni di tutti i club, è chiarissimo, allora, Pieraldo, dai. Mantengono questa linea. La federazione dice invece, voi siete comparto professionistico, sì, provate a ripartire. Però io dico, 13 giorni, due settimane fa... Le squadre che vogliono giocare sono sempre le stesse. Due settimane fa hanno espresso la volontà di... C'era anche un protocollo diverso due settimane fa, attenzione.
c'era anche un protocollo, c'era anche un protocollo diverso, certo, e comprendeva però 15 giorni di ritiro isolato, spese, alberghi, cose che oggi è stato tolto. Fabio Lupo, quindi... siete pronti a ripartire voi da Venezia? Sì, sì, siamo pronti, perché abbiamo fatto in questo periodo qui, abbiamo cercato di organizzarci per il come ripartire, cosa che magari in ambienti più alti non è stato fatto, perché dall'inizio, che io dico, sostengo, che si è pensato solo a ripartire il prima possibile senza pensare al come. Noi a Venezia abbiamo cercato di pensare al come, quindi abbiamo cercato di organizzarci in modo tale da essere pronti, fermo restando che quotidianamente ci sono delle evoluzioni anche riguardo al protocollo che ti inducono comunque a modificare, a cambiare. Però per fortuna siamo organizzati, abbiamo la possibilità di farlo. Certo che anche il discorso del ritiro avrebbe messo in difficoltà anche noi, perché almeno fino a qualche giorno fa le strutture erano tutte chiuse, però ripeto, ci sono tante perplessità. Noi siamo pronti da un punto di vista organizzativo, lo siamo anche da un punto di vista morale. Nicola Binda, che ti risulti, visto che tu segui molto la Serie B, tutte le società o c'è qualcuna che non vorrebbe riprendere? C'è nessuno che non voglia riprendere. No, c'è qualcuna che ancora non ha ripreso, neanche con gli allenamenti individuali e facoltativi. Poche, ma lo stesso Benevento capolista non ancora, non capisco perché, non ha ancora trovato il modo di allenarsi. Certo, per gli allenamenti collettivi è tutto fermo, anche perché la materia si incastra con il nodo degli stipendi, perché finché gli allenamenti sono facoltativi le società non sono tenute a corrispondere gli emolumenti relativi. Quando invece gli allenamenti sono collettivi obbligatori, allora scatta anche l'obbligo di pagare gli stipendi. Quindi la beffa clamorosa quale sarebbe? Che riprendono gli allenamenti collettivi, riprende quindi il regime degli stipendi e poi non si torna in campo. Quindi quella sarebbe la beffa clamorosa, ma non ci voglio pensare. Di sicuro adesso le cautele delle società dal punto di vista della salute, delle precauzioni da prendere, si intreccia anche con questa materia economica, perché le società in questo momento non incassano nulla, hanno a rischio anche l'ultima fetta di proventi televisivi, perché c'è un contenzioso aperto con i broadcaster, soprattutto in Serie A con Sky e DAZN, e in Serie B anche con DAZN c'è un po' di tensione. E quindi le società fanno bene i loro conti, e sulla ripresa dell'attività incide anche questa materia. Andrea D'Amico, eravamo rimasti, l'ultima puntata, ne abbiamo fatte solo due del calcio in questo tipo di trasmissione, eravamo rimasti che sembrava difficilissimo che i campionati ripartissero, ripartiva solo la Serie A con tutti i protocolli che ne conseguivano, invece la Serie B ni, la Serie C no. Oggi è stravolto tutto, è cambiato tutto, la situazione, toccando tutto quello che c'è da toccare, sta migliorando sotto un profilo sanitario, quindi mi sembra che tutti abbiano la volontà di riprendere e di concludere quello che dovevano e dovrebbero concludere. Ah, guarda Giorgio, io sono d'accordo con questo atteggiamento, mi viene naturale perché sono un positivo di natura, però dico, come ho detto anche prima, se comunque a questo virus è stato trovato un rimedio, parlavamo prima di De Donno, che con la sua cura ad esempio ha fatto sì che nessuno dei suoi pazienti, o forse uno su più di 100, dovesse morire. E allora a questo punto la paura, anche una volta contratto questo virus, viene meno, perché se le conseguenze non sono letali, come purtroppo si sono manifestate a Bergamo, a Milano, quello che ci ha spaventato, che ha dato la chiusura, era la paura di queste conseguenze, di queste persone che purtroppo entravano in terapie intensive, le terapie intensive piene, al collasso del sistema sanitario. E quindi è normale che con queste condizioni mutate, sia di virulenza calata che di cure che sono migliorate, si sia trovata la cura giusta, io penso che sia un dovere, come diceva Sean, di tutti i lavoratori e degli imprenditori di voler tornare al lavoro, con delle protezioni che devono essere sensate. Perché io purtroppo, Giorgio, ho letto dei protocolli che sono fuori di testa. Io sono contento se quello del calcio è andato via via un po'
verso una ragionevolezza, ma ho letto i protocolli, ad esempio quelli del sistema turistico, dove il bagnino non può soccorrere quello che sta annegando. Sì, beh, dove, vabbè, cioè, dobbiamo essere dove uno va nel mare, più pragmatici, deve stare 7 metri da quell'altro. Certo. Allora dico questo, il calcio è uno degli sport più controllati in assoluto, perché comunque un dirigente calcistico ha il diritto barra dovere di mandare in campo un giocatore. Tutti. Andrea, scusami, Andrea. Che è sana. Andrea, hai ragione. Ascolta, cerchiamo Andrea, dei giocatori non ce ne sono. Andrea, ormai queste cose le conosciamo. Andiamo nel sodo del ragionamento. Tu sei un agente di giocatori. I giocatori hanno i contratti in scadenza a giugno. Come ti comporti da agente di giocatori nei confronti dei giocatori? Come si debbono comportare con la società in questi due mesi che ovviamente devono protrarre il loro contratto? Perché poi il nodo è anche questo. Le società sono tutte d'accordo con i giocatori. I procuratori metteranno. Guarda, Giorgio. Allora, dal mio punto di vista, io sono d'accordo con la prima impressione espressa dalla FIFA e dalla UEFA. Cioè, penso che fosse giusto e corretto che i contratti in scadenza al 30 giugno di 2020, perché il 30 giugno, ricordiamo, è una data convenzionale che sancisce la fine della stagione sportiva. Nel momento stesso in cui la stagione sportiva per questa pandemia viene prolungata, è normale adeguare de iure la scadenza dei contratti a quando finisce la stagione sportiva. Ecco. Ma questo non per un interesse, Giorgio, soltanto del giocatore o della società, perché comunque c'è tutto un sistema legato a prestiti nazionali, internazionali, diritti di riscatto, che altrimenti manderebbe in caos il sistema. Non dimentichiamo che in Serie A o in Serie B o in Lega Pro sono stati venduti dei giocatori a gennaio per il primo di luglio dell'anno successivo. Per la nuova stagione. Certo. È chiaro che se si devono concludere i campionati, queste cessioni non possono diventare esecutive, possono cominciare solo una volta che viene concluso il campionato. Faccio un esempio su tutti: Amrabat del Verona, che è stato venduto per 20 milioni di euro alla Fiorentina, dovrà concludere la stagione col Verona, non può pensare che dal primo. E il Napoli, che ha questa scadenza di contratto, non è che deve stare lì a negoziare con Mertens. Certo. Però qui c'è un vulnus normativo, perché la Federcalcio deve emanare una norma che consenta alle società di continuare ad avere i giocatori sotto contratto senza negoziare un nuovo contratto. Beh, ma scusa Andrea, scusami se mi permetto, ma non è un problema della Federcalcio, sarà un problema dell'UEFA, perché il problema c'è in tutte le nazioni d'Europa. Scusa, d'accordo, però la UEFA ha detto che sono competenti a livello normativo le singole federazioni, e quindi la società italiana dovrà attendere una norma della propria federazione per attuare questo sistema. Certo, però non può essere la UEFA che automaticamente norma un nostro sistema interno. No, però voglio dire, se la Francia prende un provvedimento e l'Italia ne prende un altro, non è che il primo luglio Icardi torna all'Inter e l'Inter schiera Icardi in campionato. Ma difatti, se tu ti ricordi, la FIFA inizialmente aveva espresso questa opinione, poi dopo sembrava aver fatto retromarcia perché aveva paura di mettere in crisi con questo prolungamento dei campionati. Certo. Quella che è il Fabio Lupo e Soliano in Qatar. Alla fine ci sono messi d'accordo. Certo. Lupo e Soliano, voi che siete i direttori di due società, con i giocatori avete già raggiunto l'accordo se il campionato dovesse proseguire? Noi, per quanto riguarda i giocatori in scadenza, aspettavamo delle indicazioni, perché non sono d'accordo su quanto appena detto. C'è comunque una volontà individuale, il singolo calciatore è padrone del proprio destino, nessuna norma imposta dall'alto può imporre ad un calciatore di proseguire il rapporto con la sua società al primo luglio. Nell'ipotesi soprattutto che il calciatore abbia raggiunto già un accordo, addirittura siglato un accordo con un altro club, nessuna norma gli può imporre di giocare per altri due mesi obbligatoriamente. Questo è evidente, questo è chiaro. Si può creare una norma quadro, un accordo quadro. Scusa Fabio, non è così evidente. No, non è chiaro. All'interno del quale un accordo quadro, all'interno del quale poi il singolo calciatore può andare
a mettersi d'accordo o meno con la società, ma diversamente non si può fare. Quindi, la FIFA non ha detto così. No, la FIFA non ha obbligato niente, la FIFA ha dato delle indicazioni. Allora, indicazioni di massima per cercare di trovare una qualità. Ma è la cosa più sensata. Lasciamo Andrea, perché no, vabbè, ma... Soliano, volevo sentire che Soliano. Sarebbe una giungla se fosse così, Fabio. Diventa una giungla se non viene obbligato il prolungamento del contratto. Ovvio, sarebbe un bordello. Ma di fatti io sto dicendo da due mesi che ci siamo preoccupati, e l'ho detto appena adesso, di quando il partito, ci sono preoccupati del come. Cioè, noi siamo a pochi giorni dall'inizio del campionato e non abbiamo ancora normato il come. Io posso essere d'accordo sul piano del buon senso con voi, ma sul piano poi legale, io ho dei grossi dubbi. Ma Fabio, ma anche Soliano, aspetta Andrea. Perché il giocatore firma per la stagione sportiva. Se la stagione sportiva non termina, deve giocare fino alla fine della stagione. Soliano, a Padova, Soliano, puoi intervenire pure, insomma, No, io intervengo, cioè io le cose che hanno detto sono ognuno nella propria posizione, sono tutte giuste, però io penso che, ripeto, le regole e le norme sono fondamentali, ma in una situazione come questa la prima norma deve essere il buonsenso, perché in questa situazione qua, se viene prolungato un campionato, il campionato per i giocatori che sono in scadenza o per i prestiti finisce quando finisce la stagione, perché sarà così per tutte le squadre del campionato. Non è che un giocatore può andare via e l'altro può rimanere. Invece il 30 giugno i giocatori rimangono sotto la squadra, il contratto della squadra, fino al 30 agosto. Alle stesse condizioni, il pagamento viene in 12 mesi. La stagione successiva magari chi avrà il contratto prenderà i soldi in 10 mesi. Ma questo vale. Si è bloccato il collegamento con Lupo. Il prossimo anno, se magari un campionato finisce il 30 agosto, l'ingaggio del giocatore sarà distribuito in 10 mesi di età invece di 12, no? Chi non ha il contratto andrà a fare un nuovo contratto, verrà pagato in 10 mesi, ma l'importo totale sarà diviso in 10 mesi. Andrea, chiedo gentilmente, se vi parlate sopra, a casa non sente nessuno. Era intervenuto Lupo e non l'abbiamo sentito, può ripetere Lupo cosa stava dicendo? No, continuo a dire che sull'accordo individuale del singolo calciatore, soprattutto dei giocatori in scadenza, è un grosso problema che non è stato minimamente affrontato. Perché adesso lo stiamo affrontando e abbiamo ognuno delle opinioni diverse, quindi pensa un po' cosa può accadere poi a livello normativo federale. Sul discorso dei prestiti, quello sì può essere in qualche maniera compensato dal fatto che una stagione viene pagata in 10 mesi e l'altra in 14, o comunque sono coperto contrattualmente, su quello un accordo si può trovare. Però scusa un secondo Fabio, ti interrompo. Ma secondo te, se un giocatore, a parte che a livello morale sarebbe una cosa vergognosa che un giocatore in scadenza va via un mese prima e lascia la squadra, però al di là di quello ognuno ha la propria moralità, io ti faccio una domanda: ma un giocatore che va via a luglio, diciamo, dal primo di luglio, e dove va a giocare? In una squadra che sta giocando in finale di un altro campionato? Cioè, va a fare le vacanze? Tu sei un calciatore. Tu sei un calciatore e hai fatto un grosso campionato. Sei a 30 giugno e hai guadagnato 40.000 euro. E hai già siglato un accordo con un'altra squadra per 350.000 euro. Dalla prossima stagione, quando inizierà la prossima stagione, punto e basta. Che potrebbe essere un argomento che interessa. Va bene, ma c'è anche una parte morale di un giocatore. Dalla prossima stagione sportiva, a giocare con chi ha voglia di giocare. Amen. No, non che parla. Il 30 giugno, Fabio, è una data convenzionale. Si mette il 30 giugno perché comunque sancisce per convenzione la fine della stagione. È chiaro che in questo sistema che è collassato a causa di questa pandemia, la cosa più importante è la ragionevolezza, il buon senso, anche normativo.
è chiaro che non è una cosa che si può fare, cioè la deve fare la federazione dando delle norme alle società. Però Fabio Lupo, in conclusione, Fabio Lupo, certo, in conclusione di questo ragionamento, il Venezia cosa si attende dal, se terminerà ovviamente come tutti ci auguriamo questo campionato, una salvezza, e qual è il progetto, il programma del Venezia per il termine di questo campionato e ovviamente anche il futuro, visto che il presidente Tacopina ha dato l'incarico di questa presidenza a un'altra persona? Allora, il nostro obiettivo chiaramente è quello di raggiungere la salvezza anche il prima possibile per poter programmare. Devo dire che sotto questo profilo il nuovo presidente Niederauer è molto vicino, molto presente. Stiamo, per quello che il periodo ci consente, anche incominciando un pochettino anche a programmare, a guardarci intorno, ipotizzando i vari scenari. L'obiettivo è chiaramente quello di migliorare il campionato di quest'anno, quindi salvarsi ed essere il prossimo anno più competitivi per cercare di dare poi ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano. Grazie Fabio Lupo, ci salutiamo, grazie per il regolamento delle Ciao sir, Fabio. Qual è il budget allora di quest'anno, sir? Fabio, Giorgio, ti saluto. No, aspetta, dimmi qual è il budget prima di salutarmi. Aspetto un invito in trasmissione che voglio parlare da vicino. No, ascolta, volevo dirti... abituato a fare... Pensa che è il primo Skype che faccio, io sono un po' da caverna, capito? Quindi ci vediamo, insieme a Nicola, grande mio amico, e insieme a... Magari. Ad Andrea e a Stefano. Guarda, sono tre posti, sono già sufficienti. No, è anche a Jacopo. allora, sono due cose. Allora, per togliere la testa al toro, perché Stefano si è dissociato, mi quadri Sean Sogliano, che lo saluto perché devo dire una cosa. Allora, ovviamente Stefano si è dissociato, ormai è diventato, non me l'ha detto lui, il budget del Padova, non le perdite, il budget. Mi quadri Sean, per cortesia, Claudio, grazie. Non me l'ha detto lui il budget, dunque... Anche perché non lo sa, l'ho detto io, e quindi magari avrei detto un'esagerazione... Però mi farebbe tanto, ma non vuol dire, il concetto era che dall'investimento... Andrea magari, aveva detto 6 milioni. Ho detto 6 milioni, mica detto Andrea, Stefano, mica bisogno di parlare con l'amministratore Alessandro Bianchi, Alessandra Bianchi. Ecco, poi invece noi cerchiamo, magari se è occasione di sentire quello che ha investito nel Padova Ugo Lian, mi fai una cortesia, perché noi abbiamo cercato di fare dei collegamenti un paio di volte e ovviamente difficilmente si contatta, non so per quale motivo, molto probabilmente è molto impegnato, presumo sia tale, però credo sia doveroso da parte di una proprietà, chi investe in una società e porta il nome della città, quantomeno avere un rapporto un rapporto. Non è il presidente del Padova, è il proprietario del Padova, sto dicendo il proprietario, esatto, i presidenti che sono più vicino anche a livello istituzionale, a livello di presenza. No, capisci? Non sto dicendo questo, non lo sto dicendo in tono, ho capito, però non ho detto che debba venire tutti i giorni, ci mancherebbe altro, però dico che qualche volta, visto che è diventato il maggiore azionista di questa società, che rappresenta una città di cui lui non ha il nome, ma il nome è Padova, io credo che avere un rapporto con la stampa una volta all'anno sia una cosa corretta, quantomeno una cosa simpatica, un bel rapporto. Invece mi sembra che parlare con Giuliano diventi un problema quasi peggio del Presidente della Repubblica, ecco, mi sembra un po' esagerato. Giorgio, però quando ma lasciami finire, quando è venuto magari, qui a Padova, c'ero anch'io a Padova Vicenza, Jacopo, mi lasci finire, è stato con la stampa, insomma, io lo ricordo molto Jacopo, cordiale. Mi lasci finire, io so il rapporto con la stampa, non con te, sto parlando, non c'entri nulla a te, sto parlando con la stampa, quindi se dire che tu fai l'avvocato difensore non c'entri. Ah, un difetto mica nessuno, io ti dico la mia esperienza. Lasciami finire a me, mi lasci finire Jacopo. Finisci tranquillamente. La prossima volta che Curlian viene a Padova, secondo me, cioè, devi venire a fargli un'intervista come sono venuti tanti giornalisti come padovani. Lui sarà contento di rilasciarti un'intervista. No, mi spiego, basta anche un collegamento Skype, perché per esempio in Francia l'ha fatto, chiedevamo solo un collegamento. E visto che spiego, in Francia lui è presidente di carica, Soliano, quindi è normale. Certo. Che è, Soliano, è mi spiego, mi spiego perché al di là... Non è fare delle interviste per quanto riguarda l'ANSA, non è che perché tiene all'ANSA e non tiene al Padova, ha una carica ufficiale
nella società, capisci? Cioè, sì, ma no, no, ma dico solo, non è una polemica, dico semplicemente, Soliano, che in un rapporto come, cioè, quello che è successo in Italia, con 3 mesi sospeso il campionato, il Padova non gioca, il proprietario maggiore azionista Ugo Liani non deve sicuramente venire a Padova, ci mancherebbe, nessuno li vuole togliere il lavoro, però un collegamento con tutti i giornalisti via Skype per spiegare alle domande e risposte ai giornalisti, credo che sia doveroso, tutto qua, senza certo, nessuna polemica. Questo non ci sono dubbi, però basta, io tutto qui. Posso mi permettermi di dirti questo. Ci sono tanti imprenditori o presidenti o pseudo presidenti che fanno un sacco di interviste e sono una roba assurda per una città. Questa è una persona seria che mantiene gli impegni, sì, concediamogli anche che magari potrebbe fare un'intervista in più, ma è meglio che una persona seria e rispetta la città di Padova mantenendo i suoi impegni, piuttosto che magari Soliano, fa non creare... più, e Soliano... poi dopo invece fa di quelle delle certo. cose mai viste. Soliano, non voglio creare... penso... non voglio... senza nulla togliere quello che dici ma tu. Non devi dirmi cose che non ho detto, io non ho detto che non sia una persona seria, non devi dire cose che non ho detto, ho detto semplicemente... No, io perfetto. Preferisco un presidente che non fa interviste, ma è serio. No, ma io sono, ma io sono sicuro... Fa un'intervista al guarda... mese, poi dopo però non mantiene gli impegni. Io guarda, ho detto questo, non ho detto che tu hai detto che non è serio. Soliano, scusami, questo è un altro discorso, io non sto dicendo questo, Ugo Liam mantiene l'impegno, bravo presidente, ci porterà in Serie A e sono felice. Io sono convinto detto... che la prossima volta che viene a Padova, no, Soliano, tu, ho detto, avrai voglia di fargli un'intervista, lui volentieri te la rilascerà. Ma no, ho detto, ho detto Soliano, ma non ci capiamo, molto veramente è difficile parlare con te. Ho detto semplicemente che in un momento di pandemia, come è successo questa, che il campionato è fermo da 3 mesi. Ha scritto una lettera a tutta la città, l'ho visto, del Padova, una stremicita lettera, perfetto, è questione opinabile, io dico è un mondo che pieno di populisti che tutti si strappano le lacrime solo per prendere consensi, dai, ognuno ha proprio carattere, perfetto, dai. Un sacco di gente che fa, deve scrivere delle lettere magnifiche e poi dopo però non gliene frega un cazzo, scusa la parola, ma, dai. Ho detto solo un'intervista una volta all'anno con la stampa per quello ma che è successo con te, ma io sono convinto, te lo organizzo io, dai. È successo una pandemia mondiale. Il proprietario del Padova anche a Nicola un'intervista. Si è capito le tue ragioni, dai, perfetto, sono allora, Jacopo, è un problema di, non c'entri qui, si sono capite, la stampa no? In questo si momento capite, sicuramente si grazie Soliano, grazie. Ciao, grazie, buon lavoro, dimmi ciao. Dopo il budget, ciao, va bene, sono curioso del budget perché voglio saperlo, perché naturalmente se non è quello tanto avrei gradito di saperlo, perché magari può essere che sicuramente ho sbagliato. Giorgio, posso fare un paio di domande? Sì, no, aspetta, perché abbiamo sempre collegato Binda, abbiamo lasciato, e anche Andrea D'Amico. Io credo che obiettivamente un proprietario del Padova, una volta all'anno, per quello che è successo, un rapporto con la stampa, fare un'intervista e dire com'è la situazione, sì, visto che è il maggior proprietario, ho capito che non deve fare... chiesto di intervenire... Lasciami finire Jacopo, perché ti do la parola. Ma l'hai detto 50 volte questo, Giorgio? Sto parlando perché sono conoscente, dopo mi chiedo con termine, ti lascio la parola. No, ma l'hai detto ben chiaro. Lasciami finire il concetto. Allora, credo che sia corretto da parte di un proprietario di una società intervenire e dire e fare un collegamento Skype con tutta la stampa e spiegare le proprie ragioni invece che fare lo streamingito comunicato stampa. Invece l'abbiamo chiamato ripetutamente, ha detto che non interviene, ha detto che è molto da fare, ha detto che non sono capaci con Skype il suo ufficio stampa, poi ti accorgi che in Francia invece fa il collegamento e ti dicono come scusa che lo fa perché lì è il presidente e qui il maggior azionista, cioè un po' di cose non prendevo. Io ho chiesto solo un collegamento con tutta la stampa in video, in remoto, per raccontare questi 3 mesi di pandemia che ha avuto il calcio Padova, raccontare dal punto di vista della proprietà, una cosa talmente semplice, non ho detto che venga qui tutto il giorno e non ho esagerato, e l'abbiamo chiamato Jacopo, perché il Padova ha 2 uffici stampa, uno della società e uno dedicato interamente a Ugo Liani. Vabbè, e abbiamo chiesto, perfetto, altro... va tutto bene, ho chiesto solo di fare un intervento con tutti i giornalisti per questo periodo difficile che sta attraversando il Padova, l'ho fatta a Copina una volta al mese quando vengono giù, lo fa Agnelli e il proprietario del Padova, presumo lo posso fare una volta all'anno, no? Non credo sia io quello una che cosa stavo difficile. Dicendo è che ricordo che l'ultima volta che è venuto, che era Padova Vicenza di Coppa Italia, perché ero passato, si parla dell'1-4 casalingo, che ero passato alle Uganda. Era al bar e ha offerto il caffè. Per altri motivi, e mi aveva chiamato per venire a salutarlo, poi non mi sono fermato a vedere la partita, ma per fortuna così non dicono 1-4. Certo, mi era sembrato che avessi incontrato tutta la stampa quella volta che era venuto quella sera. Offrire un caffè, non una conferenza stampa, ma non importa, ma questa volta mi era sembrato così. Jacopo, era dopo una pandemia, dopo 3 mesi che il Padova è fermo, che si chiede com'è la propria, com'è il momento, come sta attraversando questo momento, dirlo una volta all'anno, santo di Dio, sarà mica un problema di vita a morte, non è mica andavamo lì per far polemica, era una richiesta da parte della stampa a chiedere
Federer, proprietario del Padova, dopo che tre mesi è stato fermo la pandemia. Mi sembra legittimo, no? Ti capisco. Dai, ti capisco. Se lo facciamo a Padova in Serie C, allora davvero è meglio che cambiamo ti il capisco, mondo, ho detto. Perché diventa davvero che ci vuole il passaporto per fare un'intervista qui, Giorgio, non lo so. Più di dirti che scusa, ti capisco, cosa ti devo dire? Ti capisco. Capisci, era questo ti il concetto, capisco perfettamente. No? Era dopodiché Geraldo, Stefano non lo vedo scompiettante. Stefano non lo vuole fare. Perché state parlando di cose che non sono interessanti per gli altri, interessano solo a voi. Tre minuti di Geraldo che tre settimane fa è stato fantastico. Va bene, abbiamo collegato sempre Binda e l'abbiamo lasciati lì, credo maleducatamente. No, c'è Binda, aspetta, se c'è Binda, ecco, chiedo scusa a Binda, chiedo scusa anche a Andrea D'Amico per questo ragionamento che ho fatto con Sogliano, dunque vi chiedo scusa ad entrambi. Ecco, io posso fare una domanda a Jacopo? Sì, fai la domanda a Jacopo. Certo, Andrea, fammi una domanda, fammi una buona domanda, Andrea, mi raccomando. Voglio capire una cosa. Sì. La Lega esprime naturalmente l'associazione degli imprenditori che danno da lavorare, che comunque investono nell'azienda calcio, che sono l'azienda calcio delle varie categorie. Quante possibilità ci sono che dopo aver votato e aver deciso che il campionato si fermava e che comunque ci sarebbero state quelle promozioni, non ci sarebbero state le retrocessioni, che adesso vada contro la Lega la decisione della federazione? C'è una possibilità di questo tipo o no? Perché se non è così, Ghirelli deve dare le dimissioni, secondo me. Mi associo. Questa è una, come ha detto anche Nicola Binda nel suo esordio, è una sconfitta politica clamorosa della Lega Pro. E qui abbiamo il vicepresidente che peraltro, le cronache riferiscono, essere stato l'unico a non votare quella proposta perché si è astenuto. Però indubbiamente hai posto l'accento su una situazione che secondo me è destinata nei prossimi giorni a fare rumore, perché tutti a parlare di A e di B, ma noi non ci rendiamo conto del problema che scatena questa decisione del Consiglio federale, perché se tanto mi dà tanto, Ghirelli se ne deve andare. Basta, avete detto tutto. Ma sai, scusa Jacopo. Passa ma la seconda domanda, Andrea. No, scusa. Jacopo, non ti voglio mettere in difficoltà. No, ti rispondo però, subito. No, ma ti dico una cosa, perché il Consiglio federale è composto da tante componenti, esatto, appunto, scusate la ripetizione, che non c'entrano nulla con la Lega Pro. Cioè, il fatto che vengano prese delle decisioni da, comunque, chi è espressione del calcio giovanile, del calcio dilettanti, femminile, dilettanti. Dagli arbitri, dagli allenatori, dalla comunque la Serie A, l'associazione calciatori, e poi se una Lega Calcio, guardandosi in faccia tra chi ci mette i denari, chi ci deve organizzare le partite, decide che non ci sono le condizioni economiche, organizzative per riprendere, e poi decidono altre componenti che non c'entrano nulla con me, è plausibile che ci possa essere anche un contrasto forte poi, o no? No, tra l'altro, posso intervenire, Giorgio? Certo, Nicola, siete voi, potete intervenire quando volete, sia dallo studio sia nei collegamenti. Prego. C'è un retroscena curioso da raccontare, avvenuto oggi al Consiglio federale, che testimonia il clima che ci sia, no, in Lega Pro, che sulla carta, ripeto, si è presentata molto compatta dopo le sue determine dell'ultima assemblea, ma in realtà non ha fatto una bella figura oggi la Lega Pro, perché i suoi tre rappresentanti non hanno votato in maniera compatta, che ne dica Ghirelli, perché Ghirelli ha votato chiaramente in difesa delle proposte della sua assemblea. L'altro esponente della Lega Pro, ossia Pietro Lo Monaco, ha votato anche lui in concordo con quello che ha votato l'assemblea, quindi come Ghirelli, ma anche perché il suo Catania in questo momento non sta proprio magari vivendo un momento molto sereno, quindi di giocare lui è l'ultimo pensiero che ha, quindi qualcosa di personale c'è. Ma la cosa sorprendente è stato il terzo voto, quello del presidente del Sud Tirol, Baumgartner, scusate la pronuncia ma non riesco a parlare il tedesco, Baumgartner, esatto, che il quale ha invece votato sì all'ipotesi di giocare solo i playoff. Questa in teoria è stata vista come un voto neutro, ma in realtà secondo me va letto come un voto contrario alla volontà della Lega Pro di non giocare
Quindi anche in quella situazione lì la Lega dell'amico Jacopo Tognon non è uscita benissimo e infatti è stato, secondo me, un segnale di scarsa unità. Vedi, Jacopo, invece che pensare al sottoscritto delle interviste, questo è il vero problema in Lega. Allora, ho 120 secondi, che sono due minuti. No, la domanda te l'ha fatta Andrea e Nicola ci ha aggiunto. Nicola, rimani anche Andrea, potete rimanere tutti e due ancora un po', perché abbiamo Marchetti dopo. Sì. Potete, allora andiamo in pubblicità, sì. Poi la risposta anche in tre minuti. Anche qua. A tra poco.